È tutto pronto a Milo per l'attesissimo decennale del premio Angelo Musco. A partire da lunedì prossimo e per l'intera settimana le 5 compagnie teatrali finaliste metteranno in scena al Teatro Lucio Dalla le proprie commedie. L'1 agosto aprirà la rassegna Non ti pago di Edoardo De Filippo dell'associazione teatrale Il Dialogo, proveniente dalla provincia di Napoli. Il 2 poi sarà la volta della commedia in tre atti di Dario Nicodemi, la maestrina dell'associazione teatrale Amici del Teatro di Nicolosi. Mercoledì l'Associazione Culturale Capuana di Catania porterà in scena Dio mia bella signora, commedia in due atti di Mimmo Salvo. Il 4 agosto si esibirà la compagnia teatrale Dietro le quinte di Milazzo nella commedia in due atti di Bruno Tabacchini e Biagio Izzo. E infine il 5 agosto la commedia in due atti Il marito di mio figlio di Daniele Falleri sarà messa in scena dalla compagnia teatrale Re di cuore di Augusta. Questo premio sono riuscita a farlo crescere perché l'ho preso, diciamo, in mano ed era regionale, neanche direi provinciale. L'ho portato regionale e poi abbiamo fatto anche il grande salto nazionale. È diventato come una specie di gemellaggio tra la nostra tradizione teatrale siciliana con la tradizione napoletana. Quest'anno hanno partecipato 7 compagnie napoletane e veramente c'era l'imbarazzo della scelta. Abbiamo fatto comunque un classico perché comunque, proprio perché appunto è il decennale, un classico che comunque è sempre Edoardo De Filippo, recitato in napoletano ed è una cosa strana, due grandi scuole, la scuola siciliana, la scuola napoletana, che è come se ci fosse una specie di gemellaggio ormai. Il gala di premiazione sabato 6 agosto sarà presentato da Salvo La Rosa. Finale del 6 agosto con la premiazione è presentata da Salvo La Rosa e il premio alla carriera l'abbiamo dato quest'anno a Catena Fiorello, sorella dei ben famosi Beppe e Rosario Fiorello, e dovrebbe essere comunque una bella serata di musica, ci sono i lautari, insomma una bella serata.